Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci qui oggi con il consueto appuntamento dei prodotti terminati del mese di febbraio. Non sono tantissimi questo mese, però sono abbastanza ingombranti, quindi iniziamo subito. Allora, per prima cosa ho terminato questo bagno schiuma di Vrochet della linea Cacao Arancia. L'odore è buonissimo, mi sa che già ve ne ho parlato in altri video. Era un'edizione limitata del catalogo di Natale, ma io praticamente l'avevo ricevuto come regalo 2 anni fa, se non mi sbaglio. No, l'anno scorso era la linea Cacao Arancia. Quest'anno l'hanno riproposta e mi è stata regalata di nuovo, quindi mi dispiace da un lato di averlo finito, però comunque ho gli altri due di riserva, quindi va bene, almeno smaltisco questo. Poi ho terminato questo balsamo della Splendor addolcente al cocco. Allora, questo mi sa che lo conoscete un po' tutte. L'ho preso da Acquasapone per 79 centesimi, era in offerta. Questo è per capelli lunghi e ribelli. Allora, devo essere sincera, non mi ha entusiasmato tantissimissimo perché la maschera di Splendor riesce a sistemarmi i capelli, a togliermi l'effetto crespo e tutto. Questo balsamo l'ho sentito un po' troppo leggero per il mio tipo di capello, non molto districante e ne dovevo applicare tantissimo per riuscire a pettinare bene i capelli. E quindi sì, sicuramente dico lo comprerò perché per il prezzo che è, quando è in offerta può anche andare. Però ecco, non è tra i miei preferiti. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo shampoo della Matrix. Questo l'avevo preso direttamente in profumeria, a un prezzo di 8,95 € ed è uno shampoo per capelli colorati. Sono 300 ml di prodotto, certo il prezzo è un po' altino, però comunque sia, è vero, lo ravviva il colore e non tende a farlo scolorire in fretta. In combo con questo shampoo ho terminato la sua maschera, sempre di Matrix, e questa è la Total Result Color Care, comunque la maschera intensiva abbinata lì. Questi sono quanti ml? No, ok, scusate, 150 ml di prodotto per un prezzo di 11,50 €, quindi anche questa, cioè la confezione è molto piccola, il prezzo è molto alto, però vi posso dire che mi è durato più questo dello Splendor perché ne bastava davvero poca 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 e i capelli riuscivo a pettinarli molto bene. L'odore era buonissimo. Ops, forse era ancora bagnato. Comunque l'odore era buonissimo, tipo fruttato, mi è piaciuto molto. Ah, se non mi sbaglio, avevo visto qualche silicone. Se non mi sbaglio, in questo nello shampoo. Comunque l'inci non è proprio ottimo. Poi ho terminato, capelli, ho finito, sì, ho terminato questa crema corpo di Armani, della linea Armani Mania, che è questa. E come sapete anche questa fa parte della mia scorta di creme corpo. Scusate, ma il sole mi ha abbandonato. Questo era un profumo molto talcato che sapeva di, credo sia il latte corpo proprio della fragranza di Armani, dell'Armani Mania, che adesso non ve lo so dire. Comunque era molto talcato, molto forte, restava tantissimo, si sentiva anche dai vestiti. Che vi devo dire? Ottima veramente. Non so il prezzo perché mi era stato regalato, comunque era da 200 ml. Non credo di ricomprarla comunque, non credo. Poi ho terminato questo struccante 2 in 1, lozione struccante anti-imperfezioni di Vrochet. Di questi purtroppo non ne fanno più, però io se non mi sbaglio ce l'ho, ne ho un altro di scorta perché l'avevo preso, visto che sapevo di non trovarlo più. Allora, il profumo è buonissimo, è ok, mi sono sporcata. E tutta questa linea della Sebo Vegetal mi piace. Non riesco a capire di cosa sa. Comunque, una buona profumazione. Struccava bene anche il trucco waterproof. E non mi bruciava gli occhi, assolutissimamente per niente. Quindi, peccato che non lo fanno più. È una linea comunque per pelli grassi, ma io mi trovavo benissimo. Quindi, ripeto, ne ho un altro di scorta. E appena smaltisco l'acqua micellare che ho iniziata, lo proverò sicuramente.
lo proverò, lo aprirò di nuovo. Mi sto sporcando tutta. Ok, poi ho terminato questo deodorante della Dove, che per la seconda volta devo bocciare un deodorante Dove perché la profumazione non mi è piaciuta per niente. È la linea Silky Dry e, oddio, anzi, lo spray rispetto al roll-on un pochino meglio, però il roll-on puzzava proprio, infatti l'ho lasciato un po' lì in disparte. Lo finirò, quindi lo vedrete in un video dei finiti, però non mi è piaciuto. È durata 48 ore, ma non vi so dire perché naturalmente mi lavavo prima. È zero alcol, antitraspirante e tutto. Come sapete, io adoro questi deodoranti di Dove, li compro sempre, mi piace cambiare fragranza, ma mi sa che ormai le mie tre preferite le ho scelte e a giro utilizzerò sempre quelle. Poi ho terminato questo talasso scrub della Collistar. Allora, è un talasso scrub antiacqua con sali, sono dei sali esfolianti e zucchero di canna con spezie e oli essenziali. Allora, la profumazione è molto forte. Io, odorandola così, con tutto che ho lavato il vasettino, sento questo odore forte di origano, che poi non so neanche se c'è l'origano, comunque spezie e oli essenziali, ma c'era sicuramente in mezzo l'origano perché si sente fortissimo. Allora, non credo di ricomprarlo perché, uno, perché il prezzo secondo me è troppo alto e dura pochissimo, perché erano 150 grammi, io lo facevo 3 volte a settimana se non mi sbaglio, e praticamente mi è durato pochissimo, mi è durato un mese forse, cioè davvero poco. E la scadenza era di 24 mesi, ma ripeto, dura davvero pochissimo. E subito dopo aver applicato questo ci andava ad applicare cioè risciacquavo e poi ci andava ad applicare la crema anticellulite. Però, ripeto, non so se alla fine questo serve veramente a far assorbire la crema, forse in combo con la sua avrei notato più risultati, però, ripeto, non ve lo so dire. Alle gambe sì, ce l'ho più sgonfie, però è anche vero che sto facendo tanta palestra, sto facendo la dieta, quindi non vi so dire se questo mi ha aiutato oppure no. Lo so, mi dici, ma che cavolo di recensione stai facendo? Lo so, ma non ve lo so dire perché non capisco se è questo o no. A trovarlo in offerta potrei anche ricomprarlo, però sì, così non sicuramente, perché se non mi sbaglio è intorno alle 20 euro, quindi un po' altino il prezzo. Poi ho terminato. Allora, questa l'ha terminata mia madre, io l'ho utilizzata solo un paio di volte, però mi sento di parlarne. Questa crema viso di Bottega Verde al retinolo, che è questa. Allora, questa è una crema viso per pelli più mature. L'odore era classico, un po' puzzolentina forse, e comunque l'ho utilizzata un paio di volte per la notte perché era molto ricca, però non è di quelle creme che lasciano comunque la pelle unta o che fanno fatica ad assorbire. Era molto ricca, ma io, oltretutto, avendo la pelle secca, se la prendeva molto volentieri, ecco, la mia pelle. E niente, non credo di ricomprarla perché, come sapete, ho una vasta scelta, una vasta scorta di creme viso, anzi tra poco mi sa che potrò anche girare il video. E niente, 50 ml di prodotto, non mi ricordo quanto l'avevamo presa, sicuramente con le offerte, però quindi ho 5,99 o 7,99 forse questa linea qui a retinolo. E niente, comunque una buona crema. E poi abbiamo terminato, sempre questa però più io, utilizzata più da me, questa crema all'acido glicolico di sempre di Bottega Verde. Ragazzi, scusate, c'è il controluce e non si vede niente. Ve la volevo fare vedere, c'è il sole sparaflesciato. Ok, è questa qui. Praticamente è sempre un vasettino da 50 ml. Questa è all'acido glicolico, non è antirughe ed è buonissima. Allora, intanto la profumazione sa di frutta, di crema di frutta però. Crema di frutta, è davvero buona e... E la cosa bella di questa crema è che si assorbe velocissimamente proprio, quindi davvero ottima. Ripeto, quando avrò smaltito tutte le altre creme che ho, sicuramente la riprenderò e vorrei provarla nel periodo estivo, perché d'inverno veramente aveva un'assorbenza ultra rapidissima, quindi spero che anche d'estate possa fare il suo lavoro, però
promossissima, quindi da comprare subito. Vado velocissima perché mi sta abbandonando la batteria. Allora, ho terminato questa crema, questa maschera per il viso al miele della Nivea e non mi è piaciuta tantissimissimo. Era sì idratante, però non lo so, appena finita non ho sentito la pelle molto nutrita, quindi non credo di ricomprarla, questa Nivea. E poi invece sul mio ragazzo ho utilizzato questa maschera di Montagne Jeunesse che avevo comprato su Maquillaia e praticamente, non so, la pelle l'ha lasciata molto, molto pulita e asciutta. Era per pelli grasse con pori dilatati. Però quando l'ho applicata mi ha detto che gli bruciava tantissimo. Ha resistito proprio a stento perché dice che gli dava fastidio e che gli bruciava tutto il viso, soprattutto la fronte vicino al contorno occhi. Però non lo so, perché mentre lui gridava che gli sembrava brucente, l'ho provata anche io solo sulla fronte e io non sentivo nulla. Quindi non lo so, proveremo anche le altre. E infine poi, comunque che non c'entra molto, io ho applicato questo campioncino di crema viso al ginseng di Vrochè con effetto di pelle matte. E devo dire che veramente è risultata pelle matte, sia questo sia la maschera hanno fatto un ottimissimo lavoro. E niente, allora il sole mi ha abbandonato, la batteria mi sta abbandonando, io vi saluto velocissimamente e vi mando un bacio grande e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!